Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Altro che primavera, stamattina i paesi del litorale tirrenico cosentino e alcuni anche del golfo di Lamezia sono stati interessati da una forte mareggiata. Ci sono danni ingenti, non a caso noi abbiamo titolato questa puntata la forza devastatrice del mare. Siamo in grado di mostrarvi delle immagini, tra l'altro che ci avete anche inviato voi telespettatori di lungomare ormai distrutti, dell'acqua, della forza delle onde che è arrivato fin dentro le case. Vi mostreremo tra breve queste immagini. Vi invito anche a telefonarci per farci capire a che punto siamo, se la forza del mare è ancora così spaventosa o se la mareggiata si è attenuata. In studio con noi, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il sindaco di Acquappesa, Giorgio Maritato, che ha vissuto da vicino, ha vissuto in diretta quello che è successo stamattina. Lei è stato intanto, le prime segnalazioni sono arrivate dagli stabilimenti balneari che erano già pronti per la Pasqua e si sono ritrovati con i lidi distrutti. Purtroppo sì, è proprio così. Stamane, onestamente, fino alle 9 non c'erano segnalazioni di questo tipo. Cioè, vedevo, io tra l'altro ho anche visto il mare, l'ho visto abbastanza mosso, ma ritenevo che era nella norma, perché ormai questo dobbiamo pensarlo, che pensavo che fosse nella norma, perché era la decima questa, perché 9 ci sono state mareggiate che hanno creato danni, problemi, ma li abbiamo superati. Ci stavamo organizzando tutti per la Pasqua, stavamo pensando alle ripaliture, alle sistemazioni dei lungomari, in attesa che poi si facessero, tra l'altro, quando è nel mio comune, anche degli interventi di difesa che si stanno realizzando, ahimè, tardivamente, perché devono essere fatti, la progettazione è partita nel 2012, siamo nel 2018, quindi 6 anni. Quindi c'era questa situazione sulla quale noi pensavamo di organizzarci. All'improvviso mi chiama il responsabile dell'ufficio tecnico e mi dice: senti, ma tu il mare l'hai visto? Dice: qua sta succedendo una tragedia. Siamo come a tanti anni fa. Al che la mia mente, dopo essermi recato a guardare effettivamente la forza del mare, è andata al 1987. Ecco, proprio allora c'è stata una mareggiata di queste dimensioni, ritengo. E questa mareggiata allora, che provocò tantissimi danni sulla nostra costa, devo dire, a questa mareggiata si fece fronte con una legge specifica, la legge 120, che consentì a tutti i comuni di poter riparare i danni. Quindi io mi auguro, guardi, che tra l'altro la Protezione Civile, le devo ringraziare tanto, devo ringraziare i suoi collaboratori, si sono recati immediatamente a constatare la situazione, la gravità. È chiaro che si pensa sempre per come una cosa all'incolumità delle persone. Cioè, c'è stato bisogno di evacuare delle persone? Sì, questo l'abbiamo fatto. Degli sgomberi? È chiaro, abbiamo rimesso in piedi quella che era la viabilità necessaria, però sinceramente i danni sono ingenti. Ci sono anche delle abitazioni in pericolo, ci sono dei lidi distrutti, ma ci sono anche dei locali oltre il lungomare distrutti, anche dei locali. Perché guardate, è vero, noi rispetto a 30 anni fa, almeno per quanto riguarda il mio comune, c'era questa possibilità di avere questi muri del lungomare che hanno impedito l'impatto immediato, cioè il primo impatto è stato sui muri. Però, come qualcuno può vedere dai filmati, che penso abbia la redazione, il mare è saltato in modo spaventoso, cosa che io non ho mai visto in vita mia. E sinceramente tutto questo, oltre a destare preoccupazione per quanto riguarda l'immediato, desta seria preoccupazione per il futuro, perché la stagione estiva è alle porte
e ora sinceramente non si sa come affrontarla. Certo, io intanto prego la regia, se ha la disponibilità delle immagini, di farcele vedere, perché una cosa è raccontarla, altra è constatare proprio con gli occhi davvero la violenza del mare, che ha fatto paura e ha provocato diversi danni. Voi chiedete, perché non è solo Acqua Appesa, è tutta, dicevamo, la cintura del Tirreno Cosentino. Danni si sono anche registrati a Cetraro, a San Lucido, a Fuscaldo, a Paola, ad Amantea, ad Acqua Appesa, insomma è tutto il litorale ad essere interessato, e dicevamo anche Nocera Terinese sul Golfo di Lamezia, quindi insomma tutta una cintura che si affaccia sul mare, tutto il litorale, che chiede, insomma, mi pare di capire, lo stato di calamità naturale. Stiamo vedendo alcune immagini. Ma mi sembra un fatto logico che venga chiesto lo stato di calamità in questo caso. Che tra l'altro non è che si può pensare che questo sia un evento normale. Cioè, questo non è altro che un ricorso, come avviene per i terremoti. E quindi lo Stato, intanto la Regione dovrà dichiarare lo stato di calamità, poi dovrà pensarci lo Stato a come trovare la forma di rimettere in piedi tutte queste attività, tutte queste strutture che sono state distrutte dal mare. Ritengo che i comuni che abbiano subito danno e che abbiano problemi sul terreno siano destinati ad aumentare, perché a me risulta che anche nel nord, dopo Cetraro, ci sono comuni che hanno seri problemi. Quindi ancora siamo alla fase di ricognizione del danno. Credo che questa sia Amantea. Tra l'altro il lungomare di Amantea è stato chiuso e addirittura un blocco di cemento a Campora ha travolto un'auto. In più l'acqua è arrivata, forse si vede bene dalle immagini, fino all'ingresso di via Margherita, solo per citare appunto Amantea, ma abbiamo altre immagini che vi faremo vedere. Vi invitiamo tra l'altro a telefonare per farci comprendere anche a che punto si è, nel senso quanti danni ci sono, se ci sono locali allagati, se com'è possibile anche intervenire, aiutare anche le istituzioni a ricostruire il quadro di quanto è accaduto stamattina. Lei per esempio riesce nel suo comune a quantificare al noi momento? Noi da stamattina abbiamo costituito l'unità di crisi secondo il piano di protezione civile. E ora stiamo intanto cercando di superare l'immediato, tant'è che abbiamo anche convenzionato degli hotel, perché ci sono delle famiglie che non torneranno nella loro casa, almeno immediatamente. Quante sono le famiglie che solo ad Acqua Appesa torneranno a casa? Almeno una quindicina di famiglie hanno questi problemi. Quindi sono tante in un comune piccolo come Acqua Appesa. Tra l'altro anche, sinceramente, tra virgolette, ben difeso, ma poi i risultati non sono questi, perché poi la forza del mare non la fermiamo con le difese che noi facciamo. E dico, abbiamo fatto questa convenzione con gli hotel, da domani si cominceranno a ripulire le strade, sto facendo preparare l'ordinanza, poi faremo una conta dei danni, in base alla conta dei danni faremo delle perizie, io questo me ne assumo la responsabilità, l'ho detto anche ai cittadini, in base a queste perizie cominceremo i lavori di ripristino. Per quanto riguarda il pubblico, per quanto riguarda il privato, faremo fare delle perizie da parte di tecnici giurate al tribunale di ogni privato, per vedere se anche loro, onestamente, visto i guai, i problemi, i danni che hanno avuto, di essere indennizzati da un qualcosa che è straordinario. Cioè, io ci tengo a sottolinearlo, questo fatto è un evento eccezionale, straordinario. Allora, come avviene per i terremoti, come avviene in altri posti, anche in questo caso sulla costa tirrenica bisogna intervenire, perché a me addirittura, per come si è sviluppato, le onde a me sembrano un maremoto. Probabilmente, non, sicuramente, anzi... Non ecco, stiamo vedendo, ecco la furia delle acque in questo momento. Questo è il lungomare di Acqua Appesa. Non ci sono riscontri sismici che danno, però la verità è, per come è venuto, a me è sembrato un vero e proprio maremoto. Questo è un lungomare, c'erano 50 metri di spiaggia. Questa è la verità. Allora, su questo non si può rimanere inermi. E quindi noi agiremo di conseguenza. Voglio anche dire questo, che io sono il coordinatore del contratto di costa dai comuni che vanno da San Lucido a San Gineto. Venerdì farò una riunione straordinaria per vedere di creare un'organizzazione che non sia solo del singolo, del mio singolo comune,
perché se siamo tutti riusciamo a far fronte in modo diverso verso chi è preposto a fare, a adottare i provvedimenti necessari come in questo caso ed eventualmente anche quelli legislativi che necessitano per fare fronte a una situazione di vera e propria emergenza. Vera e propria emergenza, tra l'altro lo dicevamo, è stata una fortuna, Sindaco, il fatto che non si sono registrate né vittime né feriti questa mattina. È stata una vera fortuna, anzi devo dire che lo vedevo anche da un servizio fatto da voi, lì a San Lucido, che ci sono stati dei marinai in pericolo, perché loro hanno cercato anche di recuperare quelle che sono le loro barche, i loro attrezzi da pesca, perché effettivamente lì uno si gioca una vita, ma anche nel mio paese sono state situazioni che abbiamo dovuto evacuare, anche abbiamo dovuto evitare che anche qualcuno, qualche curioso per vedere, poi veniva raggiunto dall'onda del mare e magari sbattuto. Qui là sono state diverse cancelle, abbattuti muri, quindi la forza voi la capite, una persona se viene presa da quella forza può essere imbattata con qualsiasi attrezzo, con qualsiasi, e quindi anche morire. Certo, quindi primo step, l'incolumità delle persone. Però adesso c'è un'altra emergenza da affrontare, che è quella economica, perché il mare significa vita, il mare significa lavoro, il mare per questi paesi è, come dire, il fondamento è economia, e adesso è da ricostruire totalmente. Vi facciamo vedere proprio a San Lucido i pescatori che guardano con davvero amarezza le barche portate via dalle onde e si chiedono adesso come faremo. Sentite queste interviste che abbiamo realizzato proprio stamattina. Tutti i pescatori rovinati, sì. Barche che abbiamo perso, barche che si stanno perdendo, e siamo qua di mezzanotte fino alla mattina a guardare le nostre barche qua, e ancora non ci possiamo andare neanche a mangiare a casa, che siamo stati guardia qua a guardare tutte le barche. Purtroppo questo è il nostro mestiere, se perdiamo questo abbiamo finito. Morimmo di fame, più che ci stiamo morendo. Sono anche barche che sono state messe a fondo, là sono due barchette, queste sono barche nostre dei fratelli miei, che l'abbiamo salvata per 29,30, che si era girata e poi si è tornata a mettere un'altra volta alla costa. Ma abbiamo messo una corda che... Purtroppo questo, là sono caduti i massi, dobbiamo mettere questo porto più a sicuro. La decina di barche sono state affondate, si vedono, sono tutte affondate, barche piccole, tutte affondate, rete, tutti pezzi e pezzi. Ho fatto un macello stanotte, stamattina a casa mia, ma speriamo che non sia scappato un muro, meno male. C'era quasi arrivato. C'era quasi, mia nipote si è spaggiata tutta la faccia. Testimonianze drammatiche, testimonianze di un problema vero e serio che va affrontato, e soprattutto non bisogna lasciare sole queste persone, gli abitanti della costa tirrenica, perché di solito succede che nelle emergenze ci sono le solidarietà, si arriva in massa, poi invece quando si devono affrontare i problemi reali e quindi rimettere in moto l'economia e il sistema, insomma nel concreto tutti si perdono. Sindaco. Guardate, sinceramente è così. Purtroppo ne abbiamo le prove anche per quello che succede in altri posti. Basta guardare la ricostruzione della zona dell'Appennino. Certo. Va a rilento, le case vengono consegnate in ritardo. E se questo lo rapportiamo alla nostra regione, che per tanti motivi, senza accusare nessuno, i ritardi sono molto più amplificati. È chiaro, il futuro io lo vedo buio. Però poi mi viene da pensare che prima o poi ci dovrà essere una forma di riscatto da parte nostra, no? E quindi forse sono questi i momenti, gli episodi che ci devono creare uno stimolo. Quindi io dico che da domani dobbiamo cominciare a pensare positivo, a cercare di recuperare tutto, i danni, sia pubblici che privati. Insisto sul fatto dei privati perché... sinceramente sono poi loro il motore dell'economia. E ne parliamo subito dopo la telefonata, perché abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Sì, benvenuto, da dove ci chiama? Io guardi, sto chiamando da Longobardi. Sì, com'è la situazione? Io non so se è già stato avvisato o meno, perché sto salendo adesso dalla Marina, ho visto che è crollato tutto il muro della ferrovia,
il mare si è portato all'altezza di Villa Velchi, quella famosa clinica, si è portata via tutto il muro che teneva la ferrovia in realtà. Ora io volevo far passare questo messaggio, se potete darlo la protezione civile, scusi, la protezione civile chi per loro, perché lì ha fatto un macello, ha fatto, e c'è la ferrovia, io non so se il traffico è interrotto o meno, ma se l'è portato tutto, lì hanno fatto delle cose incredibili, anche la ferrovia stessa al limite ha costretto il mare proprio ad entrare con violenza, perché hanno fatto solo un pettine lungo, insomma lì staremo a spiegare delle situazioni tecniche che non ne vale la pena. Però se potete far passare questo messaggio che vanno a vedere, io non so se hanno avvisato il sindaco o che per loro. Tutto qui, insomma. Grazie per averci telefonato, è molto importante quello che ci ha detto perché significa gravi disagi sulla linea ferroviaria, è crollato dunque il muro della ferrovia a Longobardi, bisognerà capire questo che cosa significa per il traffico ferroviario verso il nord e verso il sud della Calabria. Certo. Sindaco. Ma a me, devo dire, questo signore ha dato veramente un input eccezionale, perché le ferrovie dovrebbero verificare anche altri posti. Ce n'è uno per esempio proprio nel comune di Acquappesia, che ritengo che in questa, anche se non ho avuto segnalazioni, sia una zona da dover attenzionare, perché lì se crolla la massicciata crolla la ferrovia a seri problemi. Ma mi hanno segnalato che anche nella zona di San Lucio della ferrovia denota delle criticità. Quindi, cioè, in questo momento si debbono mobilitare tutti, ognuno per conto suo, ogni ente, per fare queste verifiche, per evitare delle catastrofe, perché noi sappiamo che se un treno va tranquillo in certe zone, può succedere quello che è successo in tanti altri posti dove ci sono state tante vittime, anche e soprattutto in passato. Oggi, per fortuna, questi accorgimenti ci sono di più, ci sono anche gli strumenti che possono segnalarci a livello satellitare subito la presenza di questi problemi e quindi affrontarli. Però ora è il momento di fare quadrato, servono queste segnalazioni. Vediamo, certo, perché abbiamo un'altra telefonata, sì. Vediamo se è un'altra segnalazione e vi ringraziamo davvero per aiutarci a ricostruire quello che è successo. Pronto? Sì, pronto. Benvenuto innanzitutto, da dove ci chiama? Grazie. Io chiamo da Acquappesia. Sì, ci dica. Lì veramente è veramente un disastro. Ho visto acqua ad 85 centimetri al piano terra. È diventato veramente un disastro completo. Certo. Qui chiaramente c'è il sindaco. Lei, quali sono secondo lei le cose che vanno fatte subito? Ma bisognerebbe intervenire pure al piede dei muri. Meno male che c'erano quei muri, ma se non c'erano quelli, addirittura la marina sarebbe proprio scomparsa. Grazie per questa telefonata, grazie davvero, anche perché diamo la stura al sindaco di spiegarci di che cosa sono questi muri che hanno evitato il peggio, sindaco. Non se li può far rivedere l'immagine, perché quella è il lungomare di Acquappesia, quella sì, dell'ultima Sì, quello immagine. Sì. I muri sono stati fatti sui pali e quindi ecco, hanno, sì. un'ampia sono stati tenuta. Un deterrente sì, per le onde. Un'ampia tenuta, tant'è che delle volte ci capita anche che ci sono stati dei siponamenti e sono caduti i marciapiedi come in quel caso che vede, però i muri reggono, sono di pali a 20 o 30 metri, non ricordo, e danno una certa sicurezza con l'impatto di queste onde, insomma. Senza quei muri probabilmente molte case sarebbero state spazzate. Quindi questo è stato un intervento importante per combattere l'erosione costiera, perché lo ricordiamo noi, i nostri comuni costieri da troppo tempo. Infatti le dico la verità, negli anni abbiamo sviluppato con le varie amministrazioni che sono susseguite tutti questi lungomare, ma soprattutto io li chiamo muri di difesa, che coprono il 90% del nostro territorio costiero. Quindi dire, i muri di difesa servono e questa è stata la dimostrazione. Chi abbiamo in linea? Pronto? Salve. Sì, da dove ci chiama? Benvenuto. Salve. No, chiamo da Cosenza, ma tra poco andrò a verificare i danni sulla mia casa, diciamo estiva,
Una osservazione però vorrei farla perché arrivasse alle orecchie di chi ha la gestione della protezione delle nostre coste, ovvero ci sono un sacco di lidi, già di spiagge che sono protette da masticciate. Queste masticciate non vengono caricate da diversi anni. È chiaro che poi quando arriva l'evento, come quello che è arrivato, spazza via tutto, perché se non c'è una buona, diciamo così, manutenzione nel corso degli anni, questi sono gli effetti devastanti ai quali dobbiamo abituarci. Sarebbe stato opportuno durante tutti questi anni caricare, riposizionare questi masti gettati nel corso degli anni, e probabilmente non saremmo qui a dire che non era successo niente, ma probabilmente avremmo potuto dire, beh, meno male è andata bene. Ecco, questo è l'appunto che secondo me dovrebbe arrivare a questo punto, credo all'autorità di bacino, non lo so, all'autorità regionale, affinché non ci siano di nuovo questi eventi che sono così, diciamo così, devastanti per la nostra regione. Grazie per la telefonata e soprattutto per questa ulteriore osservazione. Sindaco, ha ragione il nostro telespettatore. Ma c'è da dire questo, che purtroppo per quello che è la burocrazia, le autorizzazioni per fare dei lavori, anche di rinsaldare quello che è l'esistente, quindi rimetterlo a posto, perché poi il mare è imprevedibile, è chiaro. Anche per fare questo le autorizzazioni sono tante, tante volte creano seri problemi nel fare i lavori in tempi brevi. Infatti all'inizio della trasmissione ho detto che il lavoro che sta interessando la zona tra Fuscaldo e Cetraro è stato progettato nel 2012, hanno fatto dei lavori a Fuscaldo che forse hanno, in questo momento hanno pure garantito delle cose, li stanno facendo a guardia, li dovranno fare da noi e poi a Cetraro, ma in questo caso arrivano tardi, perché anche se potevano limitare di un qualcosa quello che è successo, che ritengo però, con questo fatto non è che voglio fare autodifesa mia o voglio difendere le istituzioni regionali, ma questo mare non lo teneva nessuno, questo è nessun'opera di difesa. È stato un evento eccezionale, lei dice. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ma lei licenzia? Pronto? 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 Sì, benvenuta signora, da dove ci chiama? Di Catanzaro. Signora, sa perché sta succedendo la fine del mondo? Lei, anche perché a Catanzaro abbiamo questa... nessuno. Signora, non prega nessuno, ognuno pensa per la sua tasca. Io ho dell'età di 5 anni che faccio la carità, sono vecchia. Adesso vedendo queste cose, signora, mi dole il cuore. Mi deve credere, signora, perché non fanno nessuno la carità, stanno morendo di fame persone e Gesù si vendica qua la donna di patria. Grazie per averci telefonato, grazie ancora, grazie molte. Allora, sindaco, andiamo avanti, dicevamo che questo comunque è un evento eccezionale. Lo voglio risottolineare perché a memoria io lo ricordo solo, ma non solo io. Anche i pescatori, ho visto anche i commenti su Facebook, tanta gente ha detto è l'evento dell'87, è l'evento dell'87, tutti se lo ricordano perché allora fece tantissimi danni sulla costa tirrenica e ripeto, lo Stato ha riconosciuto questa difficoltà, tant'è che fece allora una legge apposta, la famosa legge 120 del 1987, con la quale tutti quanti rimettemmo a posto quelle che erano le strutture. L'auspicio è questo, anche perché mi pare che già molti suoi colleghi sono già a Catanzaro per lanciare questo allarme forte. Ci vuole, non lo devo dire io, Presidente, lo debbono fare anche dopo aver fatto i sopralluoghi, dopo aver preso tutte le previsioni meteorologiche per come fanno abitualmente. Bisogna fare la delibera con la richiesta dello stato di calamità al governo centrale. Capisco poi che poi c'è sta fase, governo vecchio, governo nuovo, quindi potranno essere anche dei ritardi, ma l'importante è che loro facciano questa richiesta e noi cominciamo ad operare per come si deve fare in queste situazioni, cioè far fare tutte quelle perizie, tutti quegli accertamenti necessari, perché poi le somme che noi andiamo a spendere in anticipo, perché è sicuro che le andiamo a spendere con le
vengano riconosciute perché sono realmente quelle e non sono state fatte altre cose. Quindi noi da parte nostra facciamo tutto quello per essere trasparenti, agiremo in modo... Però d'accanto a loro poi ci aspettiamo che con una certa celerità, anche perché sì, poi non saremo noi certo. a dover andare a pagare alle imprese, che individueremo più imprese per fare, per rimettere a posto le situazioni, con una certa celerità andranno a pagare le imprese che avranno fatto i lavori. Certo, perché i danni ai privati che già si stavano per preparando quanto riguarda per i privati, la stagione estiva. Io suggerisco, l'ho detto già al mio comune, che ognuno si fa una perizia giurata e la consegna al comune. Perché poi anche quelle le inoltreremo, se viene riconosciuto lo stato di camaleonità come penso, le inoltreremo perché anche loro debbano aver riconosciuto quello che il mare ha tolto, diciamo. Certo, siamo anche in grado di mostrarvi, stamattina a Cetraro abbiamo visto che l'acqua è arrivata proprio nelle case, nelle strade e i residenti al lavoro hanno cercato, armati anche di pale, di fare il possibile per insomma, dare una mano anche all'amministrazione comunale. Sentite queste interviste che abbiamo realizzato. È un'emergenza che non si verificava da molti anni. Stiamo intervenendo, siamo tutti in allerta, l'amministrazione, tutta la parte tecnica, stiamo vedendo di fare il possibile per fronteggiare l'emergenza. Sarebbe opportuno che intervenissero altri enti con più capacità nostre, deputati, a fronteggiare un'emergenza tale, perché la macchina comunale non è che può, diciamo, fare fronte ad un'emergenza del genere. Abbiamo 9 km di coste che sono interessate da una mareggiata che non si vedeva forse da oltre 40 anni. Quindi, sì, sì, siamo tutti allertati. Siamo tutti allertati e stiamo facendo il possibile per fronteggiare nella marina. C'è il sindaco con tutta la giunta e stiamo vedendo stiamo monitorando per vedere di far fronte all'emergenza. Che strade bloccate. Abbiamo delle strade bloccate che comunque abbiamo deviato opportunamente il traffico. Vediamo quello che possiamo fare. Sì, purtroppo siamo stati sorpresi da questa forte mareggiata. Ci siamo adoperati con tutti i mezzi del comune, abbiamo allertato la protezione civile, i vigili del fuoco, stiamo aspettando che venga la protezione civile, noi stiamo facendo del nostro meglio, speriamo insomma di risolvere e poi vedremo anche i danni che insomma ci sono stati, che al momento non siamo in grado ancora di quantificare. Per fortuna vita in pericolo non ne abbiamo e quindi ringraziamo Dio. Registrato stamattina, vi ricordo che la situazione c'è ancora, la ricognizione in atto dei danni, si è al lavoro, ci sono le forze dell'ordine, ci sono i tecnici comunali, ci sono tanti cittadini, c'è la protezione civile, si sta cercando di capire lo stato dell'arte. Subito dopo la pubblicità ritorniamo in studio e insieme a voi cerchiamo di capire quanti sono gravi i danni provocati da questa mareggiata. State con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Da parte di direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando della forte, violenta mareggiata che ha interessato questa mattina i comuni del Tirreno Cosentino e del Golfo di Lamezia. Davvero i comuni sono in ginocchio, si sta facendo in questo momento la conta dei danni. Vi dico solo che a Longobardi è crollato un muro delle ferrovie, che ad Acquappesa sono state sgomberate 15 famiglie, così ci diceva il sindaco. E ancora sul lungomare di Amantea, il lungomare è stato chiuso, un blocco di cemento a Campora ha travolto un'auto e addirittura in via Margherita ad Amantea è arrivata l'acqua, così come abbiamo visto le barche dei pescatori a San Lucido travolte dalle onde, e a Cetraro abbiamo visto i cittadini all'opera. In studio vi ricordo abbiamo due sindaci e li ringrazio per essere con noi.
noi Giorgio Maritato, sindaco di Acquappesa, con cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, e ci ha raggiunto Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo. Con lui parleremo dei danni che si sono registrati a Fuscaldo. Tra l'altro Fuscaldo è uno dei paesi sconta tantissimo i danni dell'erosione costiera. Abbiamo però prima una telefonata. Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Pronto? Benvenuto. Da dove ci telefona? Scusa, io volevo... Sì? Il telefono da Rende. Sì, ci dica. Dunque, io volevo fare una domanda al sindaco di Acquappesa. Sì. E chiedere come mai io, recandomi in ospedale, lungo il mare, sia Tirreno che l'Adriatico, vedo in prossimità delle spiagge dei massi a distanza di 200 metri dalla spiaggia, parallelamente alla spiaggia, e poi ci sono i pettini, perché con i pettini, secondo me, il mare entra comunque nei paesi, rompe, entra sul lungomare. Se le onde non si spezzano a distanza, chiaramente la potenza del mare, non trovando ostacoli, che cosa se ne fa dei pezzi? Entra comunque. Quindi secondo me bisogna fare una programmazione come la fanno nelle teorie, che capiscono probabilmente. Qua non capiamo niente. Chiedo scusa, questa era la mia domanda. Grazie per quest'ulteriore riflessione. Sindaco, cosa rispondiamo? Non siamo in grado di programmare? No. Come no? L'osservazione è giusta. Tra l'altro, proprio sulla nostra costa abbiamo un esempio di questo tipo, che sono le T di San Lucido, tra San Lucido e Paola, ma ogni T di quella è costata 2 miliardi, cioè, voglio dire, il problema serio è che noi, nel nostro mare, dove i fondali sono sicuramente diversi rispetto alle zone indicate nel nord, sia sul mare Adriatico e sia i fondali da noi, richiederebbero un impegno finanziario che forse sarebbe più opportuno azzerare gli abitati e ricostruirli sulle colline, come si faceva nel 1700 quando c'erano i briganti, perché le marine dovrebbero scomparire tutte. Quindi lei perché dice... il costo è troppo elevato, se no il Signore dice una verità. Ed è un fatto logico, spezzare le onde a 100 metri significa per non far arrivare il mare con quella forza che poi imbatte, come succede in questo momento. E voglio dire, noi per esempio abbiamo fatto una soffolta. Quindi non si può fare, questa è la risposta. È un fatto finanziario, non è che non si può fare, è un fatto... Costerebbe troppo. Costa troppo. C'è un'altra telefonata, quindi per questo la fermo. Pronto? 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 Sì, la sentiamo, benvenuto. Da dove ci chiama? Io sono Pietro Bonavita di Amantea. Sì, com'è la situazione ad Amantea? Abbiamo visto... Ad Amantea è gravissima, guarda, il mare è entrato nelle strade, sul lungomare, ha fatto danni a Cambora, ha fatto danni a Savuto, insomma, qui il problema è grave, ma la causa secondo me di tutto ciò che... avere in questi anni sono i bracci di Paola che hanno rovinato tutta la Mandrea, San Lucido e compagnia bella. Si è salvata Paola, ma si sono rovinati gli altri paesi. Guardate, qui la ferrovia qui a Cambora il mare si sta mangiando tutta la strada, la SS18. Non è giusto questo, bisogna fare degli provvedimenti. Grazie per questa telefonata, ed è giusto chiedere la messa in sicurezza dei territori. Abbiamo detto che Amantea è stata duramente provata da questa mareggiata. Sindaco Ramundo, intanto il nostro telespettatore ha come dire, individuato una causa per quanto riguarda almeno quello che accade spesso ad Amantea. Lei è d'accordo? Il problema è molto complesso e non si risolve in una battuta, in un'analisi, diciamo... di questo tipo. Noi abbiamo una fascia costiera che è quella del Medio Tirreno, che è un'area particolarmente... Guardate il mare che effettivamente un'area... entra nel centro abitato. Sì, sì, quella è Fuscaldo, sì. 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 Questa fascia costiera, questa del Medio Tirreno Cosentino, è una fascia particolarmente a rischio.
E le spiego perché. Perché è posta ortogonalmente allo stretto di Gibilterra. Questo significa che contiene l'onda lunga del Mediterraneo, che ha una irruenza, una forza, come dire, una potenza, chiamiamola così, più forte di tutte le altre onde che possono esistere in tutto il Mediterraneo. E questa è la risposta per i nostri telespettatori. I danni invece a Fuscaldo danni, di oggi? Li potete verificare, tutti i piani terra sono stati invasi, la gente si è trovata con l'acqua che bussava alle porte stamattina in prossimità della prima colazione, quindi potete immaginare lo stato di disagio, di amarezza e di difficoltà dei pescatori e della gente che abita tutta la marina, tutto l'abitato di Fuscaldo. Quindi, come direi, sono state famiglie sgomberate? Al momento no, però abbiamo cercato di, come dire, di aiutarle e sostenerle facendole spostare dal luogo del rischio, diciamo. Ecco, però ecco, diciamo che l'intervento che è stato realizzato, la protezione a mare, i famosi pennelli che sono stati realizzati, hanno lenito, hanno ridotto l'irruenza dei marosi e quindi anche l'entità dei danni, che comunque ci sono stati, ma sarebbero stati molto di più. Sindaco, vogliamo dire cosa sono questi pennelli per chi insomma non conosce questo linguaggio fascia, tecnico? Una fascia del litorale di Fuscaldo è stata interessata da recentissimi lavori, che ancora sono in fase di completamento, che hanno previsto una serie di protezioni con dei massi, tanto per capirci, con un progetto organico che prevede ogni pennello circa ogni 205 metri, quindi un asse, un passo studiato scientificamente appunto per poter contenere. Ma noi abbiamo avuto questa mattina, in modo particolare, un'onda anomala. Abbiamo avuto un mare in burrasca che non si verificava da oltre 20 anni. Io ho avuto contatti con il comandante della Capitaneria di Porto di Cetraro e mi diceva che questo mare, questa burrasca, questa intensità non si verificava da tantissimi anni. Alcune testimonianze di alcuni cittadini che mi dicevano che stamattina hanno trovato l'acqua dove l'hanno lasciata nell'86, nel senso che nell'86 hanno avuto la stessa esperienza. Il mare è entrato, diciamo, in quegli anni in quella stessa direzione e in quella zona. Quindi, come dire, abbiamo avuto un evento eccezionale, straordinario, un mini tsunami, chiamiamolo così, che ha interessato tutta la fascia costiera. Ci auguriamo che sia in diminuzione la viabilità interna. Com'è sulla la viabilità interna? L'abbiamo interrotta perché la zona prospiciente il mare è praticamente invasa. Quindi da solo strade chiuse? Strade chiuse, invase da detriti e tutto quello che il mare porta in queste circostanze. Stiamo già provvedendo con unità di crisi che abbiamo costituito immediatamente a predisporre delle ordinanze per l'immediata pulizia delle strade, che speriamo possiamo cominciare a fare da domattina se il mare ci dà la possibilità e ci fa respirare, nel senso che come ci sindaci insomma siete in contatto anche con la protezione civile, avete delle allerte per le prossime ore? Beh, diciamo che rimane confermato questo stato di allerta, anche se non abbiamo avuto allerte particolari. Poi, parla, ecco, di zona 2, noi siamo in zona 1. Sì, cala 1, cala 2, siamo cala 2. Noi siamo cala 1. Perciò dico, ci auguriamo, ecco, che sia in diminuzione. Siamo in contatto anche con Capitaneria di Porto per i vari bollettini e tutto quanto il resto. Ci auguriamo, ecco, che ci dia un po' di tregua, anche perché quest'anno sono circa 2 mesi o più dall'inizio dell'anno che stiamo avendo continue mareggiate. Sta succedendo qualcosa e secondo me i cambiamenti climatici giocano un ruolo importante, che se ne dica. Certo, tra l'altro a Fuscaldo siete molto preoccupati, stamattina è stato anche a Catanzaro, no? Sì. Ecco, che cosa è venuto fuori? Lei ha portato questo allarme di ciò che ha vissuto stamattina? Ha avuto già qualche input? Ho portato il grido di dolore di una popolazione, ma soprattutto di una fascia costiera che è in difficoltà, in ginocchio. Però ecco, anche lì, in quegli uffici, di fronte a un evento di questo tipo, non esiste una tecnologia tale da poter intervenire, fermo restando che ci sarebbe bisogno di una dotazione finanziaria
pressionante per poter contrastare questi fenomeni. Sono fenomeni per fortuna rari, e burrasca, onde anomale. Quando si parla di onda anomala, ed è stato diciamo certificato dalla Protezione Civile, beh, ci troviamo di fronte a un fatto eccezionale. A proposito di Protezione Civile, noi dovremmo avere in collegamento telefonico il dottor Paolo Cappadona, che si occupa proprio delle emergenze in Protezione Civile regionale. Dottor Cappadona, intanto benvenuto in trasmissione. Si parla di onda anomala. Entrambi i sindaci sostengono con veemenza questa tesi. Secondo voi, insomma, voi la confermate? Si è trattato quasi di un maremoto, quindi di un evento eccezionale? No, è diciamo una forza mareggiata che è in atto da stamattina e adesso è in fase di attenuazione. Diciamo, non, il fenomeno è particolare in quanto non abbiamo registrato venti fortissimi sotto costa, quindi diciamo un fenomeno che ha origini più a largo, quindi ha una caratteristica un po' particolare rispetto al resto delle mareggiate. Di fatto però una mareggiata si tratta, diciamo così. Certo, per le prossime ore intanto, lei diceva, si sta attenuando, nelle prossime ore tutto dovrebbe ritornare nella normalità, quindi rassicuriamo? Sì, diciamo rassicuriamo fino a un certo punto, nel senso che abbiamo un bollettino di oggi che parla di forti mareggiate sulle coste tirreniche fino alle 24, ma in realtà questo fenomeno, che è quello di stamattina, appunto è in attenuazione. Poi da stanotte e domani invece il meteo riporta ancora fenomeni di mareggiate lungo le coste, con venti forti anche di burrasca. Quindi c'è da attendersi che il fenomeno riprenda vigore in nottata e domani, purtroppo. Quindi insomma i sindaci devono predisporre delle misure di prevenzione? Sì, domani per domani saremo in allerta gialla su tutte le zone di allertamento per il rischio geologico, perché sono previste anche piogge intense. Peraltro è previsto un abbassamento di temperatura e sulla parte settentrionale della Calabria, quindi sul Cosentino, avremo anche neve a quota relativamente bassa, per adesso ci dicono oltre i 600 metri. In più c'è questa questione delle coste, perché c'è la previsione di mareggiate lungo le coste esposte per venti forti. Per quanto riguarda le situazioni di emergenza che vi vengono segnalate, dove sono? A noi è stato segnalato il crollo del muro della ferrovia a Longobardi, per esempio. Ci sono situazioni di viabilità interrotte, quindi disagi per automobilisti, per il traffico ferroviario, e ci sono situazioni di pericolo diffuse, che lei ci può aiutare a segnalare in modo da essere anche utili a chi ci sta seguendo? Sì. Abbiamo criticità diffuse lungo tutta la costa tirrenica. Per quanto riguarda la viabilità, oltre alla questione ferroviaria che segnalava lei, ci abbiamo sulla 18 in prossimità di località principessa Diamantea, vicino al porto Diamantea, per intenderci, è stato istituito un senso unico alternato, quindi è stata chiusa la corsia diciamo sud della superstrada. Però c'è del personale ANAS in corso che sta seguendo l'evoluzione del fenomeno, quindi anche lì ci potrebbero essere dei disagi. Poi chiaramente abbiamo segnalazioni di danni a strutture e allagamenti in vari comuni del Cosentino, in particolare a Scalea, a Cetraro, a Pesa, Gizzeria, Nocera, insomma un po' diffusa lungo la costa tirrenica. Noi stiamo monitorando la situazione, stiamo facendo dei sopralluoghi ricognitivi, abbiamo in particolare a Cetraro anche inviato delle idrovore che dovrebbero arrivare sul posto perché ci sono stati degli allagamenti che, visto che il fenomeno è in regressione, cercheremo di dare una mano per togliere l'acqua da questi primi piani che sono allagati. Altra domanda, i collegamenti con le isole sono interrotti? Al momento non ho notizie di mare forte, quindi i collegamenti con le isole dovrebbero essere regolari al momento, ripeto, però siamo in una condizione di allerta meteo, quindi dovremo seguire le prossime ore, l'evoluzione che ci sarà nelle prossime ore. Quindi stanotte non si dormirà, mi pare di capire, almeno in Protezione Civile? Sì, si tratta di monitorare al momento, le criticità non sono eccessive, però comunque conviene monitorare laddove ci sono le criticità. Il consiglio della sindaca è quello di attivare i COC e di seguire appunto quello che dicono i piani comunali di Protezione Civile, anche con le fasi operative, aumentare l'operatività delle strutture emergenziali. Ecco.
Grazie, grazie molte per essere stato con noi e buon lavoro. Allora, avete delle indicazioni per le prossime ore, Sindaco Maritato, che succederà? Per le prossime ore facciamo quello che abbiamo fatto già oggi, cioè continuare a monitorare il territorio, fare attenzione e prendere quelle misure necessarie anche nell'immediatezza se si dovessero riverificare dei fenomeni di questa portata. Cioè, sinceramente io insisto, io non so, alla Protezione Civile probabilmente hanno dei dati migliori dei miei, io ho solamente i dati visivi e quelli della memoria, e a mia memoria una mareggiata di questo tipo non si ripeteva da 31 anni, perché Giambrano nell'86 e l'87, perché avevano fatto la legge e la 120 poi, no? Perfetto. Per essere chiari, per la cosa. Meno, insomma, siamo quella alla fase. Quindi, sì. Siamo qui, sappiamo qual è il nostro compito, il nostro ruolo e cerchiamo di portarlo per quello che dobbiamo fare o quello che abbiamo sempre fatto. Quindi, se non ci sono sorprese, perché ora con questi, come faceva rilevare il sindaco di Fuscaldo, con questi cambiamenti climatici che ormai si manifestano anno dopo anno, mesi dopo mesi, se non ci sono sorprese, che ci sono fenomeni ancora superiori a quelli odierni, facciamo e faremo tutti con la massima tranquillità. Certo, sindaco, anche lei, anche a Fuscaldo, ci stava preparando per la Pasqua imminente, quindi di solito, no? Pasqua è la prima prova di turismo estivo. Tutto questo lavoro? Beh, noi abbiamo programmato una manifestazione importante, la Passione Vivente al centro storico. Per fortuna lì non arriva il mare, insomma, quindi sotto questo profilo siamo protetti. Però per noi è una passione continua, quella dei sindaci, perché come arriva la, come dire, la comunicazione della Protezione Civile, ci riferiscono del tipo e della fascia di pericolosità e quindi di allerta. Beh, insomma, quando arriva alle 2 o alle 3 di notte, io vorrei capire, noi sindaci, senza mezzi, senza uomini, senza risorse, con un mare in burrasca, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Noi abbiamo bisogno di sapere in tempo utile eventuali situazioni di questo tipo per poter allertare e quindi quantomeno mettere in sicurezza abitazioni a rischio. E questo lo abbiamo già fatto da stamattina, ho fatto un giro, ho verificato che c'è una situazione veramente drammatica, però ecco, quando si verificano situazioni così gravi, abbiamo i nostri limiti, che sono certo, tanti, sono è chiaro, veri. È inutile che ci illudiamo, perché poi è con la Protezione Civile, con tutta la collaborazione, con tutto l'impegno che ci mette, una volta che ci dà l'allerta, ci scarica il problema a noi sindaci. E su questo ci fermiamo, perché poi dopo cerchiamo di capire anche lei in Regione che cosa ha detto stamattina e cosa le hanno risposto. Però abbiamo prima una telefonata. Pronto? 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 Devi abbassare il volume del televisore e ascoltarci. Pronto? Solo... Ecco, la sentiamo. Pronto? La sentiamo bene. Tanti, c'è Peppino da Catanzaro. Ci dica. Benvenuto. Pronto? Devi abbassare il volume del televisore. In questa trasmissione, saluto i suoi ospiti, oltre che lei, sì, si parla a livello regionale o locale? Allora, è a livello regionale, perché mi pare che anche Nocera Terinese, insomma, nel Catanzarese, il problema principale noi lo abbiamo avuto sul Tirreno Cosentino e sul Golfo di Lamezia. Però è chiaro che poi il problema riguarda un po' tutti i comuni costieri, quelli dell'erosione. Ci dica. Ecco, perché le alluvioni che... Devi abbassare il volume del televisore e sentirci solo per telefono, altrimenti pratiche. Non riusciamo a comunicare. Io allora ero consigliere di quella circoscrizione dove fu più colpita dalle intemperie. Volevo chiedere se da allora ad oggi il comune, la regione, chi per loro, hanno preso provvedimenti su queste zone che sono già state colpite e quindi indebolite nel suolo di protezione, oppure le cose sono rimaste come erano o non è stato fatto abbastanza su quelle zone? Va dato bene. Che io vivo da quelle parti lì.
Grazie per la domanda. Io credo che quella, la domanda che ha posto il nostro telespettatore, è un po' riguarda tutta, no? La costa calabrese e non soltanto uno dei comuni. Quindi, perché il problema dell'erosione sono decenni di che ne parliamo. Allora, gli interventi ci sono stati, sono serviti, i costi ingenti, insomma, anche per diciamo difendere i paesi costieri, sono serviti o no? Ma certo che sono serviti, non hanno superato il problema, non hanno portato una tranquillità definitiva, ma sono serviti. Io lo dicevo, noi abbiamo realizzato i muri, quei muri a noi hanno dato tranquillità per certi aspetti, non definitiva, perché la zona nord, per esempio, quando c'erano le mareggiate veniva sempre evacuata, ora non veniva evacuata, anche se il mare ha fatto danni a delle strutture turistiche. Ha delle strutture turistiche che vi sono in loco. Insomma, ma voglio dire anche una cosa. Una volta c'era un sistema diverso di affrontare queste problematiche. Cioè, quando vi era una situazione del genere, quando vi erano delle case in pericolo, vi erano le opere marittime di Reggio Calabria che intervenivano. Cioè, non c'era la regione. Noi comunicavamo a loro, perché ho fatto il sindaco anche quando c'era questo sistema della mareggiata in corso, e se c'era la necessità loro intervenivano prontamente, li chiamavano i pronti interventi, Gianfranco, tu te li ricordi, che si caricavano tutto loro, cioè anche a difesa di strutture private, anche a difesa. Oggi non è più così. Oggi se una struttura privata è in pericolo, e noi non possiamo intervenire assolutamente. Se lo facciamo, se qualcuno pensa di farlo, lo fa non a titolo di sindaco, lo fa a titolo personale. Quindi voglio dire, le cose sono anche cambiate, tra virgolette, in peggio da questo punto di vista. E il discorso è chiaro. Siamo in grado di farvi vedere il muro della ferrovia che è crollato a Longobardi, come ci aveva segnalato il nostro telespettatore. Le immagini chiaramente sono immagini amatoriali. Dovremmo vedere, insomma, il muro della ferrovia proprio crollato a causa della mareggiata. Vediamo, eccolo, chiaramente sono delle immagini che, come vedete, si vedono proprio i massi che sono caduti giù, sono immagini amatoriali che ci danno conto proprio del muro della ferrovia crollato a Longobardi. Bisogna capire adesso se il traffico ferroviario è stato interrotto o se questo incidente non ha provocato, come noi ci auguriamo, disagi al traffico ferroviario e ai tanti viaggiatori che in queste ore si trovano sui treni. Sindaco Ramundo, dicevamo, lei è stato stamattina a Catanzaro, ha portato questo allarme, ha portato questa emergenza, come le è stato risposto? Quali sono state le... A loro, parte la solidarietà, penso scontata, no? Certo, quella c'è stata, ho riferito ai vari livelli, agli uffici, ai settori, però in un certo senso ho potuto registrare anche la loro difficoltà sotto ogni profilo a poter dare risposte immediate. Come diceva Giorgio prima, non ci sono più quelle possibilità di intervenire tempestivamente con i cosiddetti pronto intervento. Ormai bisogna pianificare tutto e i tempi della pianificazione sono così lunghi che sono il problema principale di quello che si è verificato sotto il profilo dell'erosione, perché l'erosione è un problema che riguarda un po' tutte le aree costiere. Poi a questo aggiungiamo l'antropizzazione selvaggia che c'è stata, ahimè, bisogna prenderne atto, perché poi io dico che il mare non fa più sconti a nessuno, ciò che riceve restituisce, se viene provocato, offeso, come dire, deturpato, allora ecco, reagisce con questi fenomeni. Se viene rispettato, ecco, restituisce bellezze paesaggistiche. Ora, con l'antropizzazione selvaggia che c'è stata, riconosciamolo, negli anni 60, 70, soprattutto sul Tirreno cosentino, ahimè... Quindi la cementificazione selvaggia di questo che parliamo. Certo, c'è stata e ha prodotto inevitabilmente un avvicinamento dei fabbricati alla linea di riva, che a suo tempo era in condizione di sicurezza.
questi fenomeni di erosione non stanno ad aspettare o quantomeno verificare se ci sono fabbricati, arrivano. Quindi se l'erosione arriva non guarda se c'è il fabbricato o meno. E quindi in un certo senso il discorso della difesa costiera, che va nella direzione di proteggere appunto i fabbricati, può avere senso se viene pianificata e realizzata in tempi brevi. Ma se si organizza un progetto nel 2018 e si realizza dopo 4 anni, la situazione è così modificata e così cambiata che quell'intervento che serviva a risolvere i problemi nel 2018 non servirà più fra 4 anni. Perché purtroppo la tempistica per rilasciare pareri, specialmente negli organismi regionali, quali la valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta VIA, è tale che impiega oltre 2 anni per essere rilasciata. Quindi è difficile programmare, questo è il messaggio, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Terza e ultima parte di Direttamente. Ve lo ricordo, ci stiamo occupando di quanto accaduto questa mattina sulla costa tirrenica cosentina, sul golfo di Lamezia, mareggiata o onda anomala. Resta l'interrogativo, perché qui i sindaci sono compatti nel dire che si è trattato di onda anomala. Tra l'altro, nonostante siano con noi nello studio, sono chiaramente, continuano a lavorare al telefono perché ci sono tanti disagi. La mareggiata di questa mattina, questa violenta mareggiata, ha causato diversi danni, ci sono strade interrotte, quindi ci sono case allagate, sono state sgomberate delle famiglie e poi ancora ci sono proprio dei servizi, le fognature saltate, c'è davvero una intera costa, un intero litorale in ginocchio. Prima della pausa pubblicitaria ci stavamo interrogando sulla programmazione, perché l'erosione costiera non nasce oggi, i sindaci combattono da decenni contro l'erosione costiera e proprio il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, ci stava dicendo che programmare è quasi impossibile anche per i tempi lunghi della burocrazia. E allora voi come vi difendete? Tra l'altro ancora i nostri telespettatori, mentre vanno in onda le immagini che sono molto chiare sulla violenza di quanto è accaduto stamattina, sui danni provocati, si sta facendo la conta in questo momento, probabilmente non prima della settimana si riuscirà a capire che cosa è successo realmente, quindi a quanto sarà, a quanto ammonteranno i danni. I sindaci tra l'altro hanno chiesto anche lo stato di calamità naturale. Prima di dare la parola al sindaco di Fuscaldo, abbiamo una telefonata con il sindaco di San Lucido che avevamo cercato, il dottore Pizzuti. Intanto benvenuto. Grazie, la ringrazio dottoressa, mi dica. Allora, noi abbiamo sentito i suoi pescatori che stamattina, insomma, con molta tristezza, no? Erano, sì. Constatavano il lavoro di mesi andato in fumo, cercavano anche di difendere con davvero forza tutto ciò che avevano costruito nel tempo. Le voglio chiedere questo: intanto a San Lucido ha una idea precisa di quanti danni ci sono? Ancora no, purtroppo, perché ancora la mareggiata è in corso e quindi non è possibile né intervenire in difesa di quello che sta succedendo per evitare che si aggravi la situazione, né quantificare. Io ho avuto un contatto diretto con il comandante Cimoli della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, il quale anche lui constatava questo evento che è stato epocale per le nostre zone, purtroppo per l'intero Tirreno cosentino,
e mi suggeriva di avere un po' di pazienza, perché ecco, io a lui esprimevo questa mia perplessità sulla possibilità di intervenire con immediatezza. Dice no, bisogna avere pazienza, bisogna avere la pazienza di aspettare che almeno diminuisca un pochettino l'intensità della mareggiata, perché chiaramente c'è stata uno sconvolgimento dei muri foranei e quindi i massi di protezione lungo tutto il tratto, soprattutto dal porto verso Paola del lungomare di San Lucido, sono stati scompaginati, però chiaramente non si può affrontare la mareggiata con ruspe o altri mezzi meccanici, insomma, ecco. Per non parlare poi della possibilità di danni alle persone, che ci sarebbe, tanto che è stato assolutamente necessario emanare un'ordinanza di divieto di transito sia per gli autoveicoli che per le persone, per i pedoni, perché veramente le condizioni sono paurose. Insomma. È stato necessario sgomberare delle famiglie anche a San Lucido? Beh, le dico subito, noi abbiamo storicamente qui a San Lucido una grande marineria, tant'è vero che abbiamo fatto parte del GAC, di Protezione Costiera, adesso facciamo parte del FLAG, con una certa rappresentanza, proprio perché ci sono 42 famiglie di pescatori, cioè di San Lucidani, che vivono esclusivamente di pesca, quindi io capisco il loro dispiacere, la loro perplessità, ma chiaramente io ho segnalato l'avvenuto alla Regione Calabria, in particolare alla Protezione Civile, però ripeto, adesso bisogna avere almeno la pazienza di aspettare un giorno che diminuisca un po' l'intensità della mareggiata, altrimenti è affascinante guardare il mare dal punto di vista della forza della natura, ma chiaramente non si può fare nient'altro se non stare purtroppo a guardare quello che sta avvenendo. Il lungomare in questo momento in che condizioni è? Le dico subito, nel tratto verso, a partire diciamo dal porto, appunto, che è quello storicamente sempre sottoposto alla maggiore intensità delle onde, verso Paola c'è stato questo scompaginamento di tutto quello che è la protezione, che se lei conosce San Lucido sa che tutto il lungomare è protetto da una serie di massi che spezzano la violenza delle onde, sono stati scompaginati, stanno cadendo uno appresso all'altro. Invece sul lungomare sud c'è stato, cioè dal lato più verso Torremezzo, c'è stato un intasamento della rete fognaria, perché è stata portata enormi quantità di sabbia che hanno un pochettino bloccato tutto, sviati, cose, e quindi c'è un riversamento, un innalzamento delle acque che si mischiano a quelle del mare. Però lì la situazione è più tranquilla, diciamo. E solamente vediamo che c'è questa preoccupazione per l'allagamento del lungomare, però non è scompaginato come quel tratto verso Paola. Ecco. Grazie, grazie molte per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro. Sindaco Ramundo, ma la battaglia dell'erosione è una battaglia che si può vincere? È una bella domanda e vorrei avere la risposta. Ci sarebbe bisogno veramente di una bacchetta magica. È un fenomeno che riguarda tutte le coste italiane e tutte quelle del Mediterraneo. Quindi è un fenomeno di dimensione eccezionale, enorme. Non esiste una ricetta semplice da poter dare e né si può risolvere con gli interventi puntuali che vanno a proteggere una piccola fascia costiera. È un problema complesso. Dobbiamo prenderne atto, dobbiamo avere coscienza di quello che sta succedendo. E come dire, si possono proteggere degli abitati, delle zone particolarmente antropizzate con gli interventi puntuali, però ahimè sappiamo perfettamente che a valle poi creano ulteriori danni. Perché vale sempre quel ragionamento che le dicevo, se il mare viene provocato in un punto, sfoga nell'altro, e questa è una regola che purtroppo appartiene alla natura. E allora ecco, affrontare il problema dell'erosione in modo definitivo è un problema che va affrontato scientificamente, seriamente, e globalmente, che possa interessare il più possibile zone di costa molto ampie,
la difesa o lo studio di una singola area, di un singolo territorio comunale, è poca cosa. Certo, tra l'altro bisogna guardare all'imminente, servono quantomeno delle soluzioni tampone subito. Sindaco Maritato, fra pochi mesi, due mesi, si aprirà la stagione estiva. Dopo questo evento di oggi, come intanto farete? Dobbiamo vedere quando il mare sarà calmo cosa rimane, perché sinceramente saranno anche delle spiagge che non ci saranno più. Quindi per fare la balneazione ci vogliono anche gli arenili. Quindi ci auguriamo, per come siamo stati abituati a vedere, che prossimamente ci saranno quelle piccole mareggiate, che noi le chiamiamo di riempimento, che ripristinino le spiagge che c'erano. Poi per quanto riguarda le attrezzature, lo dicevo prima, ci daremo da fare come abbiamo sempre fatto, sperando però, visto che i danni sono ingenti, che chi è preposto ci dia necessariamente quella mano e anche celere. Anche perché senza un aiuto non voi non riuscirete a dare risposta. Ma le condizioni dei nostri comuni, no? Le condizioni dei nostri comuni li conoscono tutti, cioè non è che navighiamo nell'oro, non è che possiamo andare a prendere delle risorse. Noi navighiamo nella disperazione. Scusami. Quindi voglio dire, ogni giorno ci dobbiamo inventare una soluzione per il corrente. Quindi inventarsi la soluzione per il corrente è già difficile, inventarsela per degli episodi eccezionali come questo, come dice il sindaco di Fiscaldo, rientrano nei casi disperati. Ancora, noi siamo qui a lottare, come siamo stati sempre, sperando anche di poter affrontare la disperazione. Certo, insomma ci vuole anche un movimento comune adesso, perché il problema è comune. Certo, io no, lo dicevo litorale. Prima, il sindaco di Fuscaldo non c'era, noi abbiamo costituito il contratto di costa, venerdì faremo una riunione straordinaria per cercare di stabilire una strategia comune, almeno i comuni che vanno da San Lucido a San Gineto, per affrontare questa emergenza che sicuramente sarà in tutti i comuni. Ammesso e non concesso che insomma, vi venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, come auspicava anche il sindaco Maritato, si riesce comunque a ripristinare in tempo per l'estate insomma, almeno come dire, un primo intervento che dia la possibilità ai turisti, ai vacanzieri di arrivare e di godere delle bellezze della costa o no, sindaco? Se vuole che le sia sincero, non ci credo per nulla, per la tempistica che conosciamo, per la burocrazia che esiste, e quindi il tutto è affidato alla nostra buona volontà, alla collaborazione che mi auguro, come c'è sempre stata, dei cittadini, dei pescatori, di coloro i quali stanno vicino al mare, per cercare di organizzare una stagione estiva al meglio. E non mi aspetto nulla da altri enti, proprio perché la tempistica e la, come dire, la burocrazia è talmente tanta e ci complica talmente le cose, che non credo più alla Befana. Mi consenta questo stato di pessimismo, ma è quello reale. Presumo che sia anche condiviso, perché i tempi brevi ormai non li conosciamo più. Però le risposte, ecco, vogliamo darle. Quindi sarà la nostra caparbietà, la nostra determinazione, la nostra passione nel governare questi centri, che sarà, diciamo, la molla che ci aiuterà con quei mezzi forse inesistenti a livello di risorse finanziarie che abbiamo, però ecco, abbiamo tutta la voglia di ospitare come gli altri anni tutti coloro i quali vorranno venire nelle nostre comunità. La forza quindi arriva dall'interno, e forse è il caso di dire venite perché ci date una mano, no? Perché vogliamo far vivere territorio. Aggiungo solo una cosa a quello che ha detto il signor. Poi ci sono le nostre figure, che sono quelle che prendono gli impegni con le ordinanze per poter fare in modo... Con tutti i rischi per poter fare in modo che si raggiunga la normalità. Ma è chiaro, questo è semplicemente dovuto alle responsabilità del sindaco, che in questo caso probabilmente vanno anche oltre quello che è la normalità, perché sono eventi eccezionali, sono risposte eccezionali, c'è una responsabilità eccezionale. Speriamo che nel prenderci anche queste responsabilità eccezionali, chi
sta in altri posti, ne tenga presente, e quindi ci dia la possibilità di poter poi ottemperare a quello che noi sottoscriviamo. Quanta difficoltà c'è stata oggi per entrambi di far capire che insomma è un evento davvero drammatico, che avete rischiato non soltanto danni alle strutture, danni insomma alle case, danni al lungomare, ma anche insomma l'incolumità delle persone. Noi, quindi che è stato un evento eccezionale. La difficoltà esiste e se siamo qui è proprio per testimoniarlo, perché se era un evento normale forse saremmo venuti in un'altra occasione. Abbiamo lasciato tutto per essere qua. Certo, posso essere sincero, mi sorprendono le dichiarazioni del dottore Cappadona, che mi dice che è una mareggiata, cioè non è una mareggiata. Io ci tengo ancora una volta a sottolineare, questo è un maremoto, o come lo chiama Gianfranco, un'onda anomala, o delle onde anomale. Però è qualcosa che noi, che abitiamo sulla costa da sempre, non abbiamo visto con frequenza. Io lo ripeto, e lo voglio sottolineare perché chi vuole può andarsi a prendere le leggi e leggerle. Nel 1987 c'è stata una mareggiata analoga e io ho visto su Facebook che i pescatori della costa ricordano quella mareggiata. A quella mareggiata si è fatta fronte con una legge nazionale per poter riparare tutti i danni dei comuni costieri e quindi chi vuole si vada a rileggere quella legge, basta andare su internet, così può pigliare Spunto per come deve andare avanti da oggi, per come siamo combinati da oggi all'estate. Adesso è il tempo, cioè sono proprio le ore in cui bisogna rimboccarsi le maniche per ricostruire, ripristinare. Non sarà facile, Sindaco, anche perché lei ha detto io conto solo sui miei cittadini. Perché poi alla fine noi sindaci siamo sempre soli. Noi abbiamo proprio questo problema, la solitudine. La solitudine in cui andiamo a sottoscrivere atti importanti, la solitudine nel momento in cui sottoscriviamo ordinanze a rischio, perché poi alla fine il rischio lo corre solo il sindaco. Gli avvisi di garanzia arrivano solo al sindaco, anche in condizioni difficili. Intanto la gente vuole risposta, intanto noi siamo, come dire, i loro referenti, intanto vengono da noi, noi una risposta la vogliamo dare. E noi sindaci abbiamo il coraggio di delle nostre azioni e firmiamo quelle ordinanze che sono necessarie firmare, con tutti i rischi del caso, con tutti i problemi che si possono innescare, con la massima trasparenza e con la massima regolarità. Però ecco, abbiamo bisogno di una solidarietà istituzionale, non abbiamo di facciata. Bisogno di questo bisogno, di questo aiuto, di questo sostegno. E questo può essere l'occasione per lanciare il nostro grido di allarme, il nostro grido di dolore. Stateci vicino perché abbiamo bisogno di sostegno e di aiuto per fronteggiare questa situazione che non è per nulla normale, è assolutamente anomala. Certo, quindi è un appello a non sottovalutare, perché è una situazione di emergenza. Sindaco Maritato, lei ha sentito anche la paura stamattina quando è stato chiamato nella voce dei suoi cittadini? Certo, c'erano persone che a rischio abitazione proprio, a rischio incolumità, veramente, le devo dire una cosa, proprio perché lei me lo ha chiesto, una battuta nervosa di una signora che aveva la casa allagata e mi ha detto: Sindaco, vogliamo andare a casa mia con la barca? La dice tutta, certo, la dice tutta. Tra l'altro noi abbiamo sentito anche dalle telefonate la preoccupazione di chi ha la seconda casa, magari nei vostri comuni, la casa estiva. Certo. Per loro, ecco, cioè tutti i danni provocati da questa mareggiata o da questo maremoto, da questa onda anomala, sono danni a carico del proprietario della casa, chiaramente. Su questo, a meno che non ci sono dei provvedimenti che vanno a prevedere anche forme di sostegno ai privati, è proprio così.
Quindi è proprio così. Insomma, mi sa che la scacchiera si allarga, no? Saranno danni a 360 gradi. L'importante comunque è cercare di capire come ripristinare le strade, la sicurezza del lungomare, la sicurezza delle abitazioni soprattutto. Ci sono delle priorità, Sindaco, certo. No? Le priorità sono la priorità è la sicurezza, la viabilità e poi man mano a seguire, ripristinare tutto quello che c'era. Quanto tempo ci vorrà secondo voi per ripristinare? Intanto abbiamo bisogno che il mare ci dia la possibilità di lavorare, perché non ha senso pulire le strade oggi e avere una mareggiata il giorno dopo. Certo. Conviene tenere la strada chiusa e fare l'intervento solo quando il mare si ritira. Ci auguriamo che le prossime ore siano confortanti, che il mare tente a diminuire come irruenza e come forza, e già da domattina saremo al lavoro con i mezzi che riusciremo a trovare per ripristinare la normalità delle nostre marine. Certo, anche perché vedere il proprio paese devastato credo che faccia un po' tocchi il cuore, certo, no? Di chi come voi è vissuto, di chi come voi certo. Poi viene da piangere, io l'ho scritto su Facebook, viene da piangere vedere quelle cose. Però speriamo che sia finalmente primavera da domani. Speriamo che sia finalmente primavera. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Da dove ci chiama? Sì, senta, sono Mario Balbo Francesco e chiamo da Fuscaldo. Sì, ci dica. Siccome c'è il sindaco lì, sì. Vorrei chiedere al sindaco il lavoro che ha fatto con quelle famose T che ha messo a Fuscaldo. Il mare stamattina è entrato proprio dentro Fuscaldo, quindi diciamo che è stato sfortunato. Allora, caro signor Bosco, io la ringrazio intanto per questa battuta finale. Io le posso assicurare che se non ci fossero state quelle protezioni, quelle barriere, quei pennelli che sono stati realizzati, i danni a Fuscaldo sarebbero stati di gran lunga maggiore. Quindi non è vero niente, perché fino adesso non c'è mai arrivato il mare. La mareggiata di questa notte, di questa mattina, non è una mareggiata normale, è una mareggiata di dimensioni particolari. E come lei avrà potuto verificare. Signor Sindaco, prego. Le posso dire una cosa? Certo. Visto che lei è tanto amico di Aieta, perché non chiede come ha fatto a Cerrare a recuperare 50 metri di spiaggia? Glielo chieda, è una domanda che io volevo sempre farla, però non gliel'ho mai fatta. Vabbè, la ringrazio per avermela fatta in diretta. Mi pare che Cetraro stia scontando problemi simili ai nostri, quindi i 50 metri che ha recuperato Aieta, che sono pochissima cosa perché noi abbiamo chilometri di litorale, saranno state una cosa. Noi non abbiamo recuperato niente, signor Sindaco. Vabbè. Abbiamo semplicemente fatto avvicinare il mare. Perché quelli hanno fatto le barriere sommerse, che voi qui non potete. Ecco, a Cetraro ancora funziona, prima non funzionava, fino al 64 era sempre, il mare si prendeva tutto il borgo, adesso non se lo prende più, me lo so spiegare perché? Beh, diciamo che da Cetraro fino a Paola sono successe tante cose, tra cui il porto, le protezioni. Ecco, il problema è molto tecnico e sarebbe molto lungo. Comunque. Sì, io devo chiudere. Grazie per aver telefonato. Poi magari vi chiarite a Fuscaldo. Grazie per aver telefonato, grazie ai nostri ospiti in studio che devono correre chiaramente nei paesi per capire e affrontare un'altra lunga notte, mi è sembrato di comprendere dalle previsioni della Protezione Civile. Solo una cosa, ecco, Gianfranco. Devo ringraziare, come penso farà lui, le forze dell'ordine che sono state presenti sul territorio, nel mio caso, i carabinieri della stazione di Guardia Piemontese si sono adoperati a dare una mano sia ai civili, ai cittadini e anche a noi, ma anche le altre forze politiche, anche i nostri vigili. Quindi per quello che abbiamo fatto finora devo anche ringraziare loro.
Certo, quindi un plauso, credo. E sono in linea i carabinieri di Fuscaldo che mi stanno chiamando. Evidentemente è successo qualcosa in questa ora che siamo fermi qui. Allora io vi lascio liberi, chiaramente, perché i territori hanno bisogno di voi. Vi ringrazio per essere stati con noi, per averci fatto capire quanto davvero drammatica sia in questo momento la situazione. Grazie a voi per averci seguito. Enzo Leonetti in regia, Massimiliano Fino in studio. Vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.